Benvenute e benvenuti al webinar L'Oeschere d'Anna dal titolo Temi del Novecento, il giardino nella poesia novecentesca. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici L'Oeschere d'Anna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Gino Tellini, professore emerito di letteratura italiana presso l'Università di Firenze. Insegna dal 1994 letteratura italiana al Middlebury College negli Stati Uniti. Ha tenuto seminari presso numerose università, Toronto, Vonn, Columbia, Yale, Sorbona e Normale di Pisa. È coautore assieme al professor Buscagli della letteratura italiana Il Palazzo di Atlante. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola al docente Gino Tellini. Grazie Sara, buongiorno a tutti, benvenuti. Eccoci qua, mi fa piacere di essere insieme. Il tema della conversazione di questa mattina è il giardino nella poesia del Novecento, nella poesia novecentesca. Ecco, ma al solito io ho messo molti testi, per cui non sarà possibile un commento adeguato per ciascuno di questi testi, però mi interessa di vedere insieme la collocazione storica, ecco, di questi autori e di questi brani. Questo è il sommario, al solito inizio con una premessa minima sul tema del giardino, poi vedete si considera il primo Novecento con Pascoli, D'Annunzio, Gozzano, Palazzeschi, Campana, Montale, poi il secondo Novecento con Govoni, il Gattopardo, Bassani e Calvino. Questi sono gli autori che prendiamo in considerazione. Come vedete sono molti, per cui non per tutti sarà possibile adeguatamente commentare il testo. La premessa minima è questa: il giardino, che riguarda il rapporto fra arte e natura, il mito del locus amenus. Il giardino è anche in letteratura un tema di grande rilievo, come è una presenza di grande rilievo nel nostro paese, nella nostra società, nella letteratura proprio dalle origini a oggi. Quindi si pensi oltre a Dante, al paradiso terrestre di Dante, a Petrarca, a tanti luoghi di Petrarca, si pensi soprattutto a Boccaccio, che cosa significa nella cornice del Decameron il giardino dove i 10 novellatori raccontano le loro novelle. Si pensi ai giardini umanistici e rinascimentali nella Firenze laurenziana, nella Firenze di Lorenzo, nella Firenze di Poliziano, ma anche nella Firenze di Botticelli, e poi i giardini estensi nella Ferrara di Ariosto, nella Ferrara di Tasso, poi il giardino nell'Adone di Marino e così via, fino alla vigna di Manzoni. Non è un giardino, ma è sempre, come dire, natura. Ecco, la vigna di Renzo nei Promessi Sposi, il giardino di Leopardi, il giardino romantico di cui parla Tommaseo. La natura, quindi la natura disciplinata dalla presenza umana, non la natura lasciata libera allo stato selvaggio, ma la natura disciplinata dalla presenza umana, che è questo il significato del giardino, è un tema fondamentale nella nostra tradizione, che è grande tradizione umanistica, ed è un tema che nel corso dei secoli, ecco, questo mi interessa molto, assume valori e significati diversi, ed è questo che dobbiamo vedere volta per volta, il significato e il valore che questo tema assume in determinati autori, in determinati momenti storici. Il prospetto è questo, vedete, si incomincia nel primo Novecento con Pascoli, che intimizza il tema, lo abbassa a Orto, ma c'è già stato l'abbassamento a Vigna con Manzoni, questo non va dimenticato. Poi c'è D'Annunzio,
È una grande presenza, un grande peso ha D'Annunzio nella nostra cultura letteraria come nella nostra società, ed è la prospettiva estetizzante della natura, la prospettiva elitaria. Ed ecco poi Gozzano che ironizza, guarda con disincanto questa natura estetizzante, questo giardino estetizzante di D'Annunzio. Ecco Palazzeschi che ne propone una dissacrazione parodica. E ecco poi Campana e Montale che presentano dei giardini turbativi e inquietanti, che non sono più un Eden, non sono più un paradiso terrestre. Ecco, il prospetto nel primo Novecento è questo. Incominciamo con Pascoli. Nell'ultimo, vedete, tra ultimo Ottocento e primo Novecento, con la svolta antipositivistica e la reazione spiritualistica di fine secolo, di contro alla funzione educativa del giardino pubblico suggerita da Tommaseo, per impulso delle istanze democratiche e romantiche nel periodo risorgimentale, ecco che risalta alla fine del secolo con Pascoli una nozione intima, privata del giardino. Devo chiarire questo riferimento a Tommaseo. A metà dell'Ottocento, esattamente nel 1857, Tommaseo scrive un bel saggio sull'arte dei giardini, dove lui propone il giardino, ma non privato, non della villa privata, il giardino pubblico aperto a tutti con funzione educativa. Che cosa significa? Tommaseo propone che nei giardini ci siano i monumenti dei grandi personaggi di quella zona, di quella regione, di modo che in tutto il paese, ma in ogni paese, ci sia una pubblica esibizione delle persone importanti di quella terra, di quella cultura. Vedete, qui si capisce bene cos'è, quali sono. Che cosa significano le istanze democratiche del periodo romantico? Il giardino non più privato, ma pubblico, in servizio pubblico e con funzione educativa. Ecco, questo è un capitolo importante nella nostra cultura. A fine secolo, con la svolta spiritualistica di fine secolo, un grande autore come Pascoli propone una diversa idea di giardino. In Pascoli il termine acquista evocative risonanze interiori, diviene immagine onirica di sogno, è emblema di una realtà incantata. Leggiamo insieme, guardate, questo secondo me è bellissimo, Strambotto, Strambotto è di gusto quindi popolareggiante, è intitolato Orfano, è del 1890 ed è in Mirisce. È famoso naturalmente. Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. Senti, una zana, zana è una cesta, è di vimini, una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccolo dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta. Intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino, nel bel giardino il bimbo s'addormenta, la neve fiocca lenta, lenta, lenta. È quella che si definisce regressione infantile nella poesia di Pascoli, ma è tale da creare un mondo di favola, un mondo fiabesco, e in questo bel giardino incantato il bambino si addormenta. E questo il giardino acquista un altro significato, un altro valore. È il giardino in un'accezione di sogno, come un mondo lontano dal nostro e irraggiungibile. C'è un altro Strambotto molto bello, si intitola Fides, dello stesso anno, sempre in Mirisce. Quando brillava il vespero vermiglio e il cipresso pareva oro per i riflessi del tramonto, anche lo scuro cipresso sembra d'oro, pareva oro, oro fino, la madre disse al piccoletto figlio: così fatto è lassù, tutto un giardino.
Il bimbo dorme e sogna i rami d'oro, gli alberi d'oro, le foreste d'oro, mentre il cipresso nella notte nera scagliasi al vento, piange alla bufera. La realtà è fatta di vento e di bufera, ma c'è questo giardino incantato dove il bambino si è addormentato. I versi pascoliani risuonano come un congedo dolce e dolente nei riguardi del giardino assunto come paradiso in terra, perché questo ha significato per tanti secoli nella nostra letteratura. Adesso è diventato un angolo di sogno irraggiungibile. È un paradiso onirico, appartiene a un altro mondo. Però c'è un altro significato che assume il giardino in pascoli ed è la sua riduzione a orto. L'orto ricorre con frequenza in pascoli, quindi è la riduzione domestica del giardino in termini quotidiani e termini quotidiani e produttivi, perché l'orto produce appunto gli ortaggi e in Mirisce, nei poemetti, ricorre con molta frequenza. Ora non sto a citare tutte queste occorrenze, ecco, ma dall'orto si ricava radicchio, agli, cipolle, sono tutti termini che ricorrono nei testi di Pascoli. Spigo, cavoli, piante, odori e colori di una campagna contadina, una campagna semplice e produttiva. Quest'orto, ecco, questo è caratteristico, però assume, si caratterizza in questo modo le fattezze del nido, del nucleo familiare, è l'orto di casa, è l'orto domestico di casa, è rasserenante e protettivo luogo di pace. Questo è importante. Pascoli quindi fa proprio il mitico locus amenus. Per un verso ne attesta il tramonto e la scomparsa, per esempio, del locus amenus con funzione educativa, per esempio proposta a metà 800 da Tommaseo, e per un altro verso intimizza il tema, lo individualizza, lo rende, come dire, piccolo patrimonio segreto e privato, lo riduce a misura privata nella forma domestica dell'orto, che è una illusoria metafora di un riparo sognato ma impossibile, che possa salvare dalla realtà. E nella realtà, lo abbiamo visto in Fides, si sente il vento e c'è la bufera ed è una notte nera, ed è una notte nera. Quindi questi sono poi i termini pascoliani. Cosa ben diversa, più o meno negli stessi anni, poco dopo, ma negli stessi anni, è l'operazione di D'Annunzio. Dalla fine degli anni Ottanta, quando da noi si stabilizza, alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, il grande successo di D'Annunzio, che poi dura a lungo, fino a metà del Novecento, l'Italia intera d'annunzianeggia. Voglio dire, D'Annunzio è il grande autore pubblico, ma non solo l'Italia, perché D'Annunzio, grande successo anche fuori del nostro paese, ecco che si afferma questa operazione, in modo specifico d'annunziana, della estetizzazione aristocratica del giardino di residenze signorili. Estetizzare la natura cosa vuol dire? Vuol dire considerarla nelle sue forme più raffinate come luogo privilegiato, selettivo, esclusivo. Non è il giardino pubblico di cui ci ha parlato la cultura democratica romantica, è un giardino privato esclusivo. No, non è comune patrimonio di tutti, ma è spazio di elezione riservato alle anime elette, ai devoti, al culto della bellezza. Attenzione a questo culto della bellezza, quindi luogo riservato all'esteta, che è poi il superuomo per D'Annunzio. Significativi sono i giardini, più di uno descritti nel primo romanzo di D'Annunzio, Nel piacere. È un mondo fatto e pensato non per i comuni mortali, ma è riservato a creature prodigiose,
sia per capacità sensitiva, sia per elezione spirituale. Ecco, io non è possibile qui leggere insieme le descrizioni di questi giardini, però mi interessa caratterizzare questo giardino d'Annunziano. C'è un testo nel poema paradisiaco, che come sapete è del 1893, etimologicamente poema paradisiaco vuol dire poema dei giardini, dal greco paradeison. Ecco, l'Hortus Conclusus è una poesia significativa del paradisiaco e presenta un giardino abbandonato e silenzioso. È il luogo di una aristocratica eleganza che sta tramontando, è espressione di una vita raffinata ormai al tramonto. E che cosa comunica il fascino della lontananza irrecuperabile? Il giardino diventa luogo della nostalgia, del rimpianto, in contrasto con la volgarità mercantile del presente borghese. La natura di questo giardino acquista così due fondamentali attributi, questo giardino, di una natura estetizzata. Il senso del mistero, che è connesso alla lontananza, al silenzio, all'aspetto enigmatico delle antiche statue che si trovano in questo giardino. Il senso del mistero è il fascino nobile dell'arte, perché è una natura questa di questo giardino che imita l'arte, che si ispira e vive in connubio con l'arte e con queste statue che popolano il giardino d'Annunziano. Un'altra connotazione ha il giardino e la natura in D'Annunzio ed è quella della pioggia nel Pineto. La famosa pioggia del Pineto davvero è uno dei capolavori di D'Annunzio. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. E ecco che il tema dell'amore e illusione è così, è offerto in un ritmo di danza. E il poeta e la sua compagna Ermione, che poi nella realtà, come è noto, è Eleonora Duse, celebrano la loro metamorfosi in creature arboree. Quindi vedete qui il giardino, la natura diventa proprio luogo privilegiato di un evento straordinario. Il motivo fonoespressivo è funzionale all'annullamento della identità umana da parte dei due protagonisti e la loro passeggiata si trasforma in una compenetrazione estasiata con la natura. Noi abbiamo visto in un'altra nostra conversazione un altro tipo di passeggiata, la passeggiata di Palazzeschi. Si passeggia in tanti modi. Questa di D'Annunzio è una passeggiata incantata. La lirica è intessuta di parole non umane. Taci, non odo parole umane, che si offrono come sapiente mimesi degli elementi naturali. L'io del poeta si offre come trascrittore di una armonia segreta. Ed è, questo va sottolineato, al servizio di un'idea della poesia, di una particolare idea di poesia, della poesia come incantamento dei sensi, come smemoramento, come dimenticanza di sé, come vacanza della ragione. Attenzione, io non amo, per me la poesia ha un altro significato, però esiste anche questa idea di poesia e ha dato frutti straordinari come la pioggia nel Pineto di D'Annunzio. Aveva ragione riguardo a D'Annunzio Montale quando diceva: D'Annunzio non va ignorato perché fa parte, c'è troppa storia del nostro paese, della nostra società dentro D'Annunzio. Ma va attraversato, va conosciuto, bisogna entrarci dentro, conoscerlo e uscirne, non restarci dentro, se è possibile. Ecco Gozzano.
Cozzano è un esempio bello, particolare, perché è un esteta come D'Annunzio, ma sente la inconsistenza, la non possibile realizzazione di quell'ideale nel mondo contemporaneo. E allora si allontana, e allora contesta, e allora dissacra D'Annunzio. La realtà di un po', la realtà psicologica, i meccanismi interiori, anche poi il laboratorio espressivo di un poeta come Gozzano sono complessi e molto affascinanti. Ironia e disincanto. Nella poesia di Gozzano la presenza del giardino ritorna con insistenza. Ci sono tanti giardini, qui ne ho citati alcuni: il giardino antico della casa della signorina Felicita, oppure il giardino della cattiva signorina nella poesia molto bella, Cocotte, oppure il giardino di Totò Merumeni, oppure il giardino nella pioggia d'agosto, la pioggia che scroscia interminabili d'argento. Tanti giardini. Come sono i giardini di Gozzano? Sono angoli appartati che comunicano conforto, ma appartengono o a un passato irrecuperabile, come Cocotte e il giardino del bambino, oppure a un presente osservato con ironia, con forte, dissacrante ironia, come in Totò Merumeni. Gozzano è un esteta che vive in una società mercantile che smentisce le sue aspirazioni. Di qui il rifiuto del presente, il ritorno al passato nel tentativo di recuperare un mondo nel quale all'arte sia restituito il suo prestigio, l'arte abbia il suo antico valore. Però, Gozzano si rende conto che questo è impossibile, è un suo sogno, che questo è impossibile, che è irrecuperabile all'arte il suo perduto prestigio. Ecco, da questo contrasto, anche da questa consapevolezza, nasce l'ironia e il disincanto come una sorta di estrema difesa. Guardate, al fondo della poesia di Gozzano c'è il nulla, c'è la coscienza della morte imminente. L'ironia smorza l'effusione patetica, traveste la protesta in un sorriso disincantato. Il vagheggiamento estetico della bellezza lo avvicina a D'Annunzio, ma Gozzano non ne condivide l'orgogliosa fiducia nel valore dell'arte. Così è giunto, come ha detto Montale, a attraversare D'Annunzio e a ribaltarne il tono sublime. Ricordate la famosa rima Camice Nice nella Signorina Felicita. E la sua opera assume il valore di una doppia liquidazione nei confronti della nostalgia sentimentale e romantica e nei confronti dell'estetismo d'annunziano. Qui propongo la lettura. Sono testi agevoli da trovare, di tre testi di Gozzano, dove si misura il suo allontanarsi da D'Annunzio sul tema del giardino. C'è Il viale delle statue, che è una poesia del 1904 nelle poesie sparse. Le poesie sparse sono importanti, sono le poesie che poi Gozzano non ha inserito nelle due sue uniche raccolte, che sono, come è noto, La via del rifugio e I colloqui. Nel viale delle statue il tema del giardino è d'Annunziano e ci sono le statue del giardino sublimato da D'Annunzio come luogo di fascino nell'Hortus Conclusus del paradisiaco. Solo che ora questo giardino è ritratto con connotati ironici. Le statue sono acefale, è caduta la testa, e sono camuse, i pezzi, sono caduti i pezzi da questo stato. Un'altra poesia è il frutteto, che è dell'anno dopo, del 5, sempre nelle poesie sparse. Qui vedete il processo di allontanamento si accentua, non è il giardino, è il frutteto, è il processo ironico in chiave antisublime si accentua. Il giardino è diventato un frutteto che produce mele e pere.
Le piante fruttifere hanno invaso il terreno che era dominio delle statue e hanno ucciso queste piante, le siepi delle rose. Ci sono i peri e i mieli. E quindi c'è questo allontanamento da D'Annunzio. Quindi tutto ciò che era riflesso di aristocratica distinzione è sostituito da un bosco di meli e di peri. E poi è caratteristico, nel frutteto c'è un frutto che si stacca e c'è il tonfo malinconico di un frutto che va a cadere in una vecchia statua proprio sulla faretra di Diana. Quindi c'è questo attrito, è caratteristico, tra la prosaicità del presente borghese e il mito, tra presente e passato, il frutto Papete che va a cadere sulla faretra di Diana. Le statue guardano il poeta e sorridono, ironiche. Ormai quel mondo è in qualche modo superato, la società mercantile del denaro non concede cittadinanza alla poesia. E la terza poesia, direi La via del rifugio. La via del rifugio, questa entra, non è più nelle poesie sparse, questa è accolta nella raccolta omonima del 1907. Ma vedete questa, dove l'accento è chiaramente gozzaniano, questa è accolta. E qual è questo accento? Leggiamo il finale, è una lunga poesia, sono 171 settenari. Gli ultimi versi. La vita, un gioco affatto degno di vituperio, se si mantenga intatto un qualche desiderio. Un desiderio, sto supino nel trifoglio e vedo un quadrifoglio che non raccoglierò. Il poeta è disteso sull'erba del giardino e dichiara che cosa? Di rifiutare sia le seduzioni segrete dell'estetismo paradisiaco. Si pensa a Hortus Conclusus, sia il vitalismo panico della pioggia del Pineto. E il rifiuto è ribadito con brio da canzonetta. Sono quartine di settenari queste della via del rifugio. E che cosa significa? Per indicare un distacco fermo, persuaso, dal mondo, proprio di chi osserva la vita dalla soglia dell'aldilà. Non dimentichiamo sul piano biografico che Gozzano, giovanissimo, ha saputo di essere condannato a una morte imminente, a una morte imminente, e non sono cose secondarie. L'operazione di allontanamento dall'estetismo d'Annunziano, ma non solo questo, ma questo in maniera clamorosa, si vede con Aldo Palazzeschi, coetaneo di Gozzano, solo che Gozzano muore molto giovane, Palazzeschi ha la fortuna di vivere molto molto a lungo. E qui la poesia che vorrei proporvi, qui vi cito alcuni versi, anche questa è una poesia lunga, vi cito alcuni versi, è la poesia che si intitola I fiori, esce sull'Acerba nel 1913, quindi sono pochi anni dopo l'esperienza in poesia di Gozzano. Questa poesia Palazzeschi l'ha inviata a Prezzolini perché la pubblicasse sulla voce, su proposta e invito dell'amico Papini, però Prezzolini non l'ha giudicata adatta ai lettori della Voce, perché l'ha considerata un po' troppo irriverente, un po' troppo irriverente. In effetti è una poesia bizzarra, sarcastica, ed è una parodia. Ed è una parodia dove, voi la conoscete bene, dove si ironizza la millenaria tradizione lirica che celebra la natura come sorgente di sanità morale, e che idealizza i fiori come simbolo di virtù, la rosa, fresca rosa o lentissima e così via. Proprio è la ironizzazione, è la parodia di questa idealizzazione, dei fiori come simbolo di virtù. Vediamo alcuni versi dal 69 all'84. Il poeta è uscito da un salotto, la sera,
È uscito da questo salotto nauseato dalla corruzione dei comportamenti sociali umani che dominano questo salotto e esce nel giardino a contatto con la natura per respirare sanità, salute morale. Oh, com'è bello sentirsi libero cittadino solo nel cuore di un giardino. Ah, oh, finalmente un po' di salute, interiore. Che c'è? Chi è? Mi avvicinai donde veniva il segnale. All'angolo del viale una rosa voluminosa si spampanava sulle spalle in maniera scandalosa il décolleté. Non dico mica a te, fo cenno a quel gruppo di bocciuoli che sono sulla spalliera. Ma la spalliera è quella dove crescono le rose nei giardini. Ma non vale la pena. Magri affari stasera. Questi bravi figlioli non sono in vena. Ma tu chi sei? Che fai? Bella, sono una rosa. Non m'hai ancora veduta? Sono una rosa. E faccio la prostituta. Chi? Te? Io, sì, che male c'è? Una rosa? Una rosa, perché? All'angolo del viale aspetto per guadagnarmi il pane. Fo qualcosa di male? Fermo qui con la citazione, dicevo, la poesia è lunga. Il lettore è trasportato in un giardino, in un gaudente giardino delle meraviglie. Dove la rosa appunto fa la prostituta, il girasole fa il mantenuto, i garofani sono dei ruffiani, il giglio è pederasta, la vaniglia è lesbica, il narciso si masturba e la violetta tra l'erbetta corrompe il ciclamino, povero bambino. E la poesia è lunga. E beh, gioco, divertimento. Parodia è, come dicevo, irrisione della logora simbologia floreale e del giardino come locus amenus dell'anima. Ecco, però non è solo questo, non è solo divertimento. Il sorriso non si appaga di sé, come qualche volta si ripete riguardo a Palazzeschi, ma non è così. Non è un gioco autoreferenziale, bensì è espressione liberatoria di una condizione di angoscia. Perché guardate, vediamo il finale, altrimenti se fosse autoreferenziale questo finale non ci sarebbe. Alzai la testa al cielo per trovare il respiro. Gli manca il respiro in questo giardino. Mi sembrò dalle stelle pungermi un malefico cinguettio. Mi gettai sulla terra prono, bussando con tutto il corpo affranto. Basta, basta. Ho paura, Dio, abbi pietà dell'ultimo tuo figlio, aprimi un nascondiglio fuori della natura. Anche la natura è corrotta, non c'è salvezza, non c'è salvezza. Su questa poesia ha scritto un commento, un bel commento, Pasolini, Pasolini. Qui si sente la paura, ho paura, dice il poeta, paura di una perdizione dalla quale forse non c'è scampo. Ecco, aveva ragione Pasolini quando diceva, questo ha scritto Pasolini, vedete nel saggio per una poesia su Palazzeschi del 74. Ma cos'è stato e cos'è veramente Palazzeschi? Un uomo di fumo, come il protagonista del suo romanzo, Codice di Perelà, ma davvero? Non farà finta di non saper nulla, non vorrà scherzare così, perché sa la verità sul male. E pensa che non valga la pena di parlarne. Non va dimenticato, a proposito di Palazzeschi, lo cito spesso così perché mi piace molto, un buon consiglio di Mino Maccari, poeta, ma soprattutto pittore famoso. Chiedi al tuo libraio un libro di Palazzeschi. Non importa quale, vanno bene tutti, vanno bene tutti. Giardini turbativi e inquietanti. Vedete, bisogna che sintetizzi. Qui propongo due famosi testi, uno di Campana, dai Canti Orfici, e l'altro il famoso Meriggiare pallido e assorto di Montale. Guardate, sono testi coevi, come sapete bene, perché il giardino autunnale dei Canti Orfici di Campana è del 14 e
Mirrigiare è il più antico degli ossi di seppia. E gli ossi di seppia sono del 25, ma Mirrigiare è del 16. Mirrigiare è del 16. Quindi vedete, la nozione di paradiso in terra è scomparsa, è scomparsa. Abbiamo visto quel sogno di Pascoli, abbiamo visto quell'operazione di D'Annunzio, poi la corrosione ironica di Gozzano, la dissacrazione dei palazzeschi. E ora siamo alla presenza, alla presentazione di giardini inquietanti, giardini orti inquietanti. Ed ecco lo straordinario giardino autunnale nei canti orfici di Campana. Purtroppo bisogna, non abbiamo tempo di leggerlo. Ho sottolineato in verde le parole che connotano questa natura di un senso, di perdizione. Guardate, spettrale, muto, arido, confuso, grida, morente, insanguina, straziante. Ecco, e c'è all'ultimo questa apparizione di questa donna mitica, meglio questa figura femminile, mitica che è come una speranza di salvezza, non una speranza illusoria, illusoria. E l'altro è un testo presente giustamente in tutte le antologie ed è il Mirrigiare pallido e assorto di Montale. Non sto a leggerlo, altro testo molto, molto famoso, ma che merita con gli studenti di essere letto con attenzione e possibilmente ecco, anche inserito in questo quadro che visto in questa linea che sto tracciando. Qui ci sono in sintesi Mirrigiare, pallido e assorto, sono tutti i motivi tipici della poesia del primo Montale, il paesaggio scabro e assolato della terra ligure, che è la terra di Liguria che poi acquista un significato anche emblematico. Il linguaggio, attenzione, è il linguaggio di Dante, non è Petrarca, è Dante, dai suoni aspri e convulsi. C'è una luminosità accecante che induce a toni allucinati, c'è il senso doloroso del vivere. Cosa possiamo dire in questa linea? Vedete, il mondo naturale d'Annunziano e anche Gozzaniano ha mutato volto e registro per assumere fattezze emblematiche di una tormentata sensibilità interiore. Ecco, siamo lontani, ecco gli ossi di seppia che si doveva intitolare Rottami, anche come titolo dell'opera siamo lontani dal poema paradisiaco o anche dalla via del rifugio, anche dalla via del rifugio. È una poesia, ricordate, sapete benissimo, che si regge sui versi, sulle forme verbali all'infinito. Non conta l'azione, l'agire di un soggetto operante, ma conta un modo di essere, una realtà, una condizione esistenziale. E l'asprezza del lessico viene da Dante, viene dal Dante del XIII dell'Inferno, dalla Selva dei Suicidi, ossia è una realtà drammatica. Ecco, non c'è né il giardino estetizzante di D'Annunzio né la desublimazione gozzaniana. Qui c'è l'orto, non è l'orto consolante pascoliano. Questa è una natura che fa male, che buca, che punge, è ostile, che ferisce l'anima, con creature animali all'interno che rinviano a una povere e aspra quotidianità, serpi, formiche rosse. E ciò che si tocca con mano è ruvido e buca e fa male. Ciò che è lontano, il mare che potrebbe essere una presenza consolante, è lontano e irraggiungibile. E quindi c'è questo finale, questo sentire, che vuol dire percepire, che più. Non vuol dire capire, percepire il dolore come parte ineliminabile dell'esistere. E qui si sente Leopardi, Leopardi. Nel secondo Novecento vorrei segnalare, si parla di Govoni, si parla del Gattopardo e di Bassani e di Calvino. Vedete, gli autori sono molti, per cui vado un po'
Corrado Govoni è un poeta importante, non valorizzato come merita. È un poeta delle avanguardie. Lui apre davvero il Novecento con delle raccolte che risalgono al 1903, però è attivo fino agli anni 50. Sentite com'è bella questa sua poesia. È il giardino dei fiori perenni, per dire che anche poi nel secondo Novecento perdura quella natura antiparadisiaca che abbiamo conosciuto con Campana e con Montale. È una poesia brevissima, sono sei versi, il giardino dei fiori perenni. Siamo nel 53, ricordiamo che Govoni, questo poeta dell'avanguardia, ha perduto un figlio alle Fosse Ardeatine, ha provato il dolore e ha scritto delle poesie molto belle anche a questo proposito. E il giardino dei fiori perenni è il cimitero e i fiori perenni sono i fuochi fatui che escono dalle tombe. Non c'è nessun giardino così pieno di fiori sotto gli alberi oscuri, di notte grandi crisantemi d'oro, di lunghi fuochi fatui sopravanzano i muri. Sopravanzano vuol dire si alzano, si sporgono sopra i muri di recinzione, questi fuochi fatui che sono come grandi crisantemi d'oro, i fiori che fioriscono tra i cipressi sono riverberi dei fuochi fatui che si intravedono di là dal muro che rescinge questa casa dei morti. Sono po pochi versi, ma che ripropongono questa linea, dicevo, tipica del Novecento, che è una linea antiparadisiaca. Il Gattopardo. Il Gattopardo è un grande romanzo per tanti versi, per tanti versi. Qui leggiamo una pagina dedicata alla descrizione del giardino. Ora, evito di stare a dirvi che cos'è il Gattopardo, lo sapete benissimo cos'è il Gattopardo. Questo è il manifesto, guardate che bello, del film di Visconti, un film famoso naturalmente. In apertura del romanzo è descritto il giardino di Villa Salina nei pressi di Palermo, è il giardino del principe, di Don Fabrizio, il grande protagonista. Presieduto da un bendicò eccitatissimo, bendicò è il cane del principe, il principe entra nel suo giardino. Presieduto da un bendicò eccitatissimo, il principe discese la breve scala che conduceva al giardino. Racchiuso come era questo fra tre mura e un lato della villa, la reclusione gli conferiva un aspetto cimiteriale. È un giardino che assume questo aspetto un po' lugubre. Sull'argilla rossiccia le piante crescevano in fitto disordine, i fiori spuntavano dove Dio voleva e le siepi di mortella, di mirto, sembravano poste lì più per impedire che per dirigere i passi. C'è il fitto disordine, questa nota che rinvia alla vigna, di Manzoni. Nel fondo, una flora, ecco la statua classica, viene dal giardino d'Annunziano, nel fondo una flora chiazzata di lichene giallo-nero, esibiva rassegnata i suoi vezzi più che secolari. Ed in un angolo l'oro di un albero di gaggia, la gaggia che fa questi fiori gialli, intrometteva la propria allegria intempestiva. In un giardino cimiteriale l'allegria fuori luogo. Da ogni zolla emanava la sensazione di un desiderio di bellezza presto fiaccato dalla pigrizia. Guardate che è una grande pagina. Ma il giardino, costretto e macerato fra quelle barriere, recintato, recluso, esalava profumi untuosi, carnali e lievemente putridi, come i liquami aromatici distillati dalle reliquie di certe sante. I garofanini sovrapponevano il loro odore pepato, così vivace e frizzante, a quello oleoso della magnolia. Io sto raccogliendo materiali per un volume sugli odori. Questo giardino è straordinario. C'è l'odore pepato dei garofanini, c'è quello oleoso delle magnolie che si appesantivano negli angoli. E sotto sotto si avvertiva anche il profumo della menta, misto a quello infantile della gaggia. Infantile della gaggia perché la gaggia è molto dolce, il profumo, molto dolce, e a quello confetturiero della mortella.
E da oltre il muro l'agrumeto faceva straripare il sentore di alcova delle prime zagare. Sono i fiori appunto degli agrumi, i fiori degli aranci che si usano nei matrimoni, di qui il sentore di alcova. Era un giardino per ciechi. La vista costantemente era offesa, per questo si prestava bene ai ciechi, ma l'odorato poteva trarre da esso un piacere forte, benché non delicato. Le rose polnerone, che è un tipo di rosa intenso, sono rose sode con tanti petali, le cui piantine aveva egli stesso acquistato a Parigi, erano degenerate. Eccitate prima e rinfrollite poi da succhi vigorosi e indolenti della terra siciliana, arse dai lumi apocalittici, questi lumi di grande cura, si erano mutate, queste rose parigine, in una sorta di cavo di color carne, osceni, ma che distillavano un aroma denso, quasi turpe, che nessun allevatore francese avrebbe osato sperare. Il principe se ne pose una sotto il naso e gli sembrò di odorare la coscia di una ballerina dell'opera. Vendicò il cane, cui venne offerta pure, si ritrasse nauseato il cane e si affrettò a cercare sensazioni più salubri fra il concime e certe lucertoluzze morte. Più salubre, più salutare l'odore del concime per Vendicò, mentre il principe gode in a odorare questo. Perché è una grande pagina, è una grande pagina. Giardino per ciechi. Voi sapete, il giardino all'italiana è famoso nel mondo e la nostra tradizione letteraria si fonda sulla presenza in letteratura del giardino all'italiana, che è un giardino che si fonda sull'armonia, dei rapporti, quindi è la vista. L'organo primario che è in primo piano il protagonista nel giardino all'italiano è l'armonia delle linee, dei rapporti tra le aiuole, è la simmetria della disposizione. Qui è tutto ribaltato. Questo non è per la vista. Questo è per ciechi, è per chi non vede. Questi sono gli odori e gli odori ci portano a una percezione, come dire, materiale della natura. È l'espressione di un mondo in decomposizione. In decomposizione è anche di un mondo corrotto, di un ro mondo corrotto, ma in pari tempo è anche espressione, emblema di una terra. La Sicilia è una terra intensa, appassionata e anche indolente, stando a questa pagina. In questo giardino dagli odori forti si riflette anche il carattere del principe. Voglio dire, io devo andare avanti, ma da questa pagina, ma come da ognuno di questi testi, si può commentare a lungo, si può tirare il filo e si possono ricavare tantissime cose, ma sulla nostra società, sulla nostra storia, sul nostro modo di essere. E il giardino per ciechi, devo andare avanti. E poi il caos, non c'è l'ordine razionale del vero locus amenus del giardino all'italiana, che è aspetto prestigioso della nostra grande cultura. Qui questo è rovesciato, è ribaltato. Per questo è che una grande pagina per tanti aspetti. Devo sorvolare su Bassani ed è il giardino dei Finzi Contini e qui siamo a Ferrara. Ferrara è città di grande tradizione per i giardini, perché i giardini dell'Orlando Furioso, Arioseschi, sono di Ferrara, sono i grandi giardini estensi della grande cultura estense, e qui c'è il giardino dei Finzi Contini, qui c'è l'immagine, vedete Lino Capolicchio e Dominique Sanda del film di De Sica del 1970. Sembra un giardino questo che si oppone alla linea antiparadisiaca novecentesca, ma solo in apparenza, perché poi è un mondo tragico e drammatico.
di questa Ferrara negli anni bui del fascismo e della guerra e delle deportazioni. Chiudo Calvino, ed è il Calvino semplice, ma di grande valore, di Marco Valdo. È il giardino sopravvissuto, è un pezzettino di terra in mezzo, è un quadratino di due alberi in mezzo, vedete, a migliaia di edifici enormi, grattacieli con migliaia di finestre, come tanti occhi puntati su quel quadratino. Di due alberi, poche tegole, tante foglie gialle, sopravvissuto nel bel mezzo di un quartiere di gran traffico. C'è questo pezzettino di terra in mezzo ai grattacieli. Ed è Marco Valdo che si accorge di questo giardino, un quadratino di terra. Il locus amenus è scomparso. Inghiottito dal cemento delle speculazioni edilizie, dalla frenesia della vita che si consuma dentro e intorno ai grattacieli dalle mille finestre. E Marco Valdo è il protagonista, è questo nome altisonante da eroe cavalleresco, che invece si sa è un umile operaio, non rassegnato però all'esistenza cittadina, dove si è smarrito il senso, si è perduta la percezione della natura e dei mutamenti stagionali. È un umoristico antieroe da favola metropolitana. Ecco il personaggio di Calvino. Un bel giorno. Marco Valdo segue un gatto soriano che è diventato suo amico e ecco che si imbatte in questo derelitto residuo di giardino dove si rifugiano i gatti della città. È proprietaria di questo pezzettino di giardino, una vecchia marchesa che si rifiuta di vendere il suo pezzetto di terra, per questo è sopravvissuto. Però poi la vecchia signora muore e nel luogo di questo pezzettino di giardino, ecco, un'impresa di costruzione impianta un cantiere, quindi portato via tutto. Però c'è una moltitudine di gatti che si arrampica sulle armature e rende precario il lavoro dei muratori, come una sorta di ribellione dei gatti. Adesso qui finisco, ma mi interessa il commento di Calvino. Marco Valdo dice: è la nostalgia, il rimpianto per un idillico mondo perduto? Una lettura in questa chiave, quindi è la difesa di un mondo perduto, dell'idillio della campagna, una lettura in questa chiave, comune a tanta parte della letteratura contemporanea che condanna la disumanità della civiltà industriale in nome di un vagheggiamento del passato, è certamente la lettura più facile, dice Calvino. Ma se osserviamo più attentamente, vediamo che qui la critica alla civiltà industriale si accompagna a un'altrettanto decisa critica a ogni sogno di paradiso perduto. Questo è importante. L'idillio industriale ha preso di mira quelli che dicono: ah, l'industria ci salva. No, viene ridimensionato l'idillio industriale, ma allo stesso tempo dell'idillio campestre. Non solo non è possibile un ritorno all'indietro nella storia, ritornare all'idillio della campagna, ma Calvino va oltre. Non solo non è possibile un ritorno all'indietro, ma anche quell'indietro non è mai esistito, è un'illusione. L'idillio della campagna è un mito, non è mai esistito. È esistita una campagna dove era faticosissimo vivere. E questo autocommento di Calvino, con questo chiudo, ma perché è importante? Perché qui, con questa sua favola, Calvino contesta l'illusione della civiltà industriale, ma come contesta anche il mito del ritorno all'indietro dell'idillio campestre. Ed allora questo è la letteratura, è proprio disincanto dei miti, è aprire gli occhi.
dinanzi a ogni mito. E noi viviamo continuamente in mezzo ai miti, e leggere e studiare la letteratura ci fa bene alla nostra salute interiore. Vi ringrazio per la pazienza. Abbiamo 5 minuti. Sara, se c'è qualche domanda. Sì, professore, allora vedo un paio di domande, una di Sì. Germana Dalasso che chiede come inserire in questo bellissimo percorso Decisioni per un orto di Bertolucci. Bertolucci è un grande poeta, poi viene anche da una campagna quella intorno a Parma di grande peso. Bertolucci è un grande, si inserisce bene in questa linea, questo rapporto conflittuale, problematico che c'è con la campagna. È un grande poeta, troppo dimenticato. Si parla troppo dei figli e troppo poco del padre nella nostra tradizione culturale. Bravi, anche i figli, ma il padre va ricordato più spesso, più spesso. C'è qualche altra domanda? Sì, c'è Chiara Mezzadri che chiede, ci ha presentato tutti i giardini raccontati da uomini. Ci sono donne giardiniere nella nostra letteratura? Ma ci saranno sicuramente, sì, io non è, ho citato i passi così anche più celebri o poesie più celebri. Sicuramente ci sono nella Morante, nella Ginsburg, nelle nostre poetesse, nelle nostre scrittrici, ci sono senz'altro. La letteratura femminile è sempre molto, molto ricca, sempre molto ricca. Io ne avevo tanti argomenti, mi scuso se non ho inserito figure femminili, sono molto sensibile a questa questione della letteratura femminile, che poi anche come definizione non mi piace molto. Le scrittrici ce ne sono e sono importanti. In un'altra occasione non mancherò magari di inserire anche figure femminili in un percorso di questo tipo. Faccio un'ultima domanda, Sì. di Grazia Clotilde Gamba chiede se secondo lei parla della funzione educativa del giardino espressa da Tommaseo, nello specifico appunto del giardino pubblico di Trieste, dove si trovano i 31 busti di cittadini illustri, eccetera, eccetera, insomma. Bene, 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 giusto, giusto. Ma in varie città italiane ci sono esempi del genere. Fatto benissimo a citare Trieste, ma ci sono anche al sud esempi del genere. La Deledda, che è una grande scrittrice, non c'è bisogno che venga io a dire che è una grande scrittrice, giardini ce ne sono, e poi ho visto citata la Ortese da Germana Dall'Ascio, vedo che cita la Ortese, e insomma sicuramente è un tema che si può documentare in maniera ricca anche con tante figure di scrittrici. Allora io ringrazio il professore Gino Tellini per questa sua interessantissima lezione.